Ok, vediamo cosa c'è qui. Aspetta un attimo. Non ha alcun senso. Formula rigenerativa. Spiegherebbe la testa enorme di Tarton. È la sua fonte. Probabilmente qualche povero inumano. Ok, troviamo quella porta. Che ci vuole? Salvo l'inumano, niente più formula rigenerativa, niente più adattoidi, feste e batti il 5 per tutti. C'è nessuno in casa? Coperto di polvere spaziale. Qui non passa molta gente. Si può solo salire. Apriamo questa porta senza svegliare nessuno. Intende me. Le guardie robot non si sono svegliate così, quindi non lo faranno. Distruggendo la camera stagna, non ho risvegliato i cani da guardia. Forse sono programmati per tenere qualcosa dentro, non fuori. La maggior parte della corrente della struttura è stata dirottata verso quell'unica stanza. Bingo! Oh no! Non è affatto inquietante. Oh mio Dio. Hotcap.
Oh, dimmi che sei vivo. Steve. Steve! Oh mio Dio, sei vivo. Tony, aspetta. Che cos'è questa roba? Dove mi trovo? Oh, ti ho preso. Tony, mi stai abbracciando. Cosa? No, non volevo che cadessi. E allora perché non mi lasci? Beh, io... pensavamo che... Cioè, io pensavo che... Bentornato, Cap. Sono un po' confuso. Sì, forza. Usciamo da qui, dai. Ehi, aspetta. Tarleton. È sopravvissuto. Tarleton? Ma che importa? Era troppo vicino all'esplosione. È sopravvissuto, grazie a te, a quanto pare. E a Monica, se vogliamo credere ai telegiornali. Non ha alcun senso. Ok, preso. L'evacuazione. Tutte quelle persone. Sì, poi ti racconto. Riesci a camminare? Sì, ok. Sto bene, andiamo. Ecco il cap che ricordo. Forza. Ok, qual è il piano? Dobbiamo trovare una capsula di salvataggio e metterci in salvo. Stai improvvisando, vero? Sì, io non pensavo che sarei arrivato fino a qui. Sì. Tony, dove sono gli altri? Dove siamo? Oh, beh, nello spazio. Mio Dio. Non stavi scherzando? No. Sicuro di farcela, Cap? Sto bene. Sono solo fuori allenamento. Tony, che succede? È una lunga storia. Per quanto tempo sono... Oh, beh. 5 anni. Per i tuoi standard è solo un sonnellino. Inizio a credere che qualcuno mi preferisca congelato. Vedi? Inizi già a fare battute. Banali. Ma questo è normale. Che cos'è? Quanta fretta di andartene. Monica, quanto tempo! Non credo che il tuo amico Tarleton fosse entusiasta di usare il sangue di un supereroe per rimpiazzare i supereroi. Lui non si occupa dei dettagli. Interrompete ciò che state facendo. Subito. Aspetta un attimo. George non sa niente di tutto questo, vero? E non lo saprà mai. Sequenza di autodistruzione avviata. Oh, l'abbiamo fatta arrabbiare. Tony! Ti sto lavorando! Ok, fatto! Andiamo! Che diavolo! Non fare caso ai robot assassini! Presto! Aprila! Ti sto provando! Deve essere morto, ne hai di pretese!
usare la forza bruta. Perché non l'hai fatto subito? Evacuare immediatamente. La dannata cosa è bloccata! Dammi una mano! Attenzione! Integrità delle scarpe compromesse. Evacuare immediatamente la... Prendi l'altro lato. Siamo... quasi! Tony! Abbiamo compagnia! Non c'è tempo per combattere! Andiamo! Attento! Ah, maledizione! Attento al vetro, Cap! Non può sostenere il tuo peso! Isolamento delle sezioni, si per compensare. Integrità delle scarpe al 40%. Ci siamo quasi, Cap! Siamo quasi, Cap! Ci siamo quasi, Cap! Sono dietro di me! Via! Tony! Forza! Ci sono, ma guadagno un po' di tempo! Abbiamo perso i motori! Tony! Sì, forza, sì, sì, ci siamo merda! No, no, no! Beh, la buona notizia è che non moriremo in una palla infuocata. Quella cattiva? Credo che moriremo soffocati prima. Almeno c'è una bella vista. Sì. C'eravamo quasi. Visto che stiamo per morire, qualcuno ha un'ultima confessione? Le tue battute. Non riesco a capirle. Oh, lo so. Ho letto il tuo diario. Perché hai distrutto il reattore? Sono morti in tanti. Tony, c'era qualcosa sepolto sotto la baia. Era collegato al reattore e saliva verso la superficie. Il terremoto? Dovevo intervenire. La faglia di Sant'Andrea sarebbe esplosa. L'oceano avrebbe inghiottito la città e fatto una strage. Non ho mai dubitato di te. Non dovevo sentirtelo dire. Che diavolo è quello? Bene, guarda chi c'è. Devo sempre risolvere tutto io? Non mi aspetto niente di meno dal dio del tuono. Ciao, Thor. Bentornato, Captain. Questa era la tua formula rigenerativa. George.
Da quanto tempo sono la tua cavia? Sapevo avresti reagito così. Preferiresti morire che farti aiutare da loro. Mi fidavo di te. Ti ho salvato la vita. Tu puoi controllare le macchine con la mente. Pensa a tutte le... Mi hai infettato con il suo sangue. Avrebbe potuto uccidermi. Non l'ha fatto. Ricorda il nostro sogno, George. Come hai potuto rendermi uno di loro? Io ti ho reso forte. Mi hai rubato la speranza. E ora ti offrirò le stesse probabilità che ho avuto io. Cosa hai fatto? Libererò la Terra dai superpoteri. A costo di morire distruggendola. George! Ehi, vecchio amico. Steve. Nat. È bello vederti. Se avessi saputo che eri vivo, che eri in mano loro. Tranquilla. Tarton non sapeva che Monica mi avesse preso. Cosa? Lei Day. Il colpo. Monica ha ingaggiato Taskmaster per rubare il cristallo. I suoi hanno avviato i protocolli di sicurezza. Hanno inserito l'autopilota della Chimera. Ma quella cosa nella baia... non me l'aspettavo. La fonte di calore. Deve essere stata quella a distruggere la città. Che cos'era? Non lo so. Nat, io... continuo a pensare che... se io non... quelle persone... No. Non è colpa tua. La nave non sarebbe dovuta decollare. Io avrei fatto lo stesso. Sei vivo. Lo sapevo. Scusate. Venite. Dovreste vedere questo. Grazie, Jarvis. È bello essere qui. Da quando la Chimera si è quasi schiantata su Manhattan, la situazione è precipitata. Temo proprio che la IM potrebbe sfruttare l'occasione per aumentare le persecuzioni contro gli inumani. Non possiamo permetterlo. Il mondo ha bisogno degli Avengers, ora più che mai. Ci stiamo preparando al confronto finale con la IM. Io ho finito l'analisi dei piani del signor Stark per equipaggiare gli Avengers durante il confronto. Ma ci serviranno dei materiali speciali prima di essere pronti. Grazie, Jarvis. Dobbiamo rimetterci in forma per combattere. Dimmi cosa ci serve. Eccellente, signore. Uno dei punti cardine del piano è aiutare i nostri alleati. Il comandante e il dottor Pym stanno riscontrando grosse difficoltà a coordinare le operazioni. È arrivata la cavalleria. A causa del controllo dell'IM sulla rete mondiale delle comunicazioni. Come possiamo essere d'aiuto? Ci hanno chiesto di distruggere il principale centro delle comunicazioni IM per riuscire a unificare gli sforzi della resistenza. Facciamolo subito, amico mio. Per quanto riguarda invece la stampa, stanno iniziando a diffondersi delle notizie che vogliono il nostro Thor Odinson al lavoro con alcuni ex scienziati dell'IM in una zona remota della Scandinavia. Potrebbe far parte della propaganda IM per screditare gli Avengers, ma vale la pena di dare un'occhiata.
Sono d'accordo. Ci serve Thor al più presto.